Valorizzazione della lingua di origine e vantaggio del bilinguismo. Questo è il tema dell'iniziativa culturale dell'Associazione Culturale Bangladesh per la Giornata Internazionale della Lingua Madre, che come ogni anno si è festeggiato in tutto il mondo lo scorso 21 febbraio. L'evento, organizzato in collaborazione con il progetto Centro Diurno per Adulti Disabili, si è tenuto alla Casa dell'Energia. Numerosi esperti, tra cui medici, logopedisti, dirigenti scolastici e docenti, hanno affrontato il tema del bilinguismo, ponendo l'attenzione sulle buone pratiche messe in campo per sfatare il pregiudizio che la convivenza della lingua italiana con quella di origine possa essere uno svantaggio per i bambini stranieri. Studi al riguardo mostrano infatti come il mantenimento della lingua madre abbia delle ripercussioni positive sullo sviluppo cerebrale del bambino. Noi organizziamo questa festa tutto l'anno per ricordare i nostri bambini, per raccontare quello che è successo nel mio paese, un ricordo per questa grande festa, per nostra lingua, quello che è successo nel 1952 e il 21 febbraio. Noi quest'anno, o tutto l'anno in Arezzo, noi organizziamo questa festa per mantenere avanti la nostra lingua, a imparare nuova generazione, bambini, per portare loro avanti questa cosa qui. Dal punto di vista sanitario, io sono qui per la ASL, è importante la tutela della lingua madre per lo sviluppo cognitivo dei bambini bilingue, che altrimenti rischiano in casa di non imparare la lingua di origine, ma nemmeno l'italiano se i genitori sono la prima generazione di immigrati, e quindi la loro lingua madre li aiuta a sviluppare capacità cognitive in base alle quali poi impareranno anche le altre lingue, l'italiano in primis.